La Polizia di Stato celebra il 172° anniversario della fondazione. Ad Agrigento la cerimonia si è tenuta questa mattina presso il Pala Congressi del villaggio Mosè, alla presenza del prefetto di Agrigento Filippo Romano e del questore di Agrigento Tommaso Palumbo. Una giornata volta a suggellare l'orgoglio ed il senso di appartenenza che accomunano le donne e gli uomini della Polizia di Stato, il cui lavoro quotidiano si proietta tra la gente. Un lungo percorso durante il quale la Polizia di Stato è cambiata, si è evoluta insieme alla società e migliorata senza perdere mai di vista il suo obiettivo più profondo, essere al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini, obiettivo riassunto nel motto esserci sempre. Durante la cerimonia sono state conferite le ricompense al personale della Polizia di Stato che si è distinto per le attività svolte. Poi il consuntivo di un anno di attività ed emerge che sono aumentati in provincia di Agrigento i tentati omicidi, le estorsioni e le violenze sessuali, in calo rapine e furti. Ed ancora gli arresti nella flagranza sono stati 423, 9 invece i fermi d'iniziativa e 13 quelli disposti dall'autorità giudiziaria. Le persone denunciate sono state 981. Altri numeri: 41 le armi sequestrate o acquisite e oltre 37 kg le sostanze stupefacenti sequestrate. Oggi è un giorno importante per la Polizia di Stato che festeggia il 172° anniversario della fondazione. Com'è cambiata la Polizia nel corso degli anni? Come si è evoluta? Si è evoluta esattamente tenendo il passo dell'evoluzione della nostra società e tenendo questo passo in tutti i territori in cui la nazione si compone. Perciò assolutamente sempre nell'ascolto dei cittadini e dei bisogni del territorio. Come sta la polizia ad Agrigento? La polizia sta bene. La polizia sta bene perché ha sempre la capacità di ascolto verso il territorio e riscuote la fiducia dei cittadini e delle istituzioni. E noi siamo pronti per esserci sempre. Quale messaggio vuole lanciare ai suoi uomini, ai suoi agenti? Il messaggio è quello di essere sempre consapevoli del proprio ruolo innanzitutto come cittadini, cittadini in mezzo alla gente e tra la gente e cittadini presenti per gli altri cittadini. Capire di cosa il cittadino ha bisogno è il primo passo per poter dare a questo cittadino sicurezza.